Dal controllo dei venditori abusivi agli illeciti commessi dagli automobilisti, continua a ritmo serrato l'attività di polizia di Stato rientrante nell'ambito dell'operazione Estate Sicura, finalizzata a garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel periodo estivo e prevenire e reprimere i reati predatori. Tra il 29 luglio e il 1 agosto sono stati ben 12 gli equipaggi impiegati dalla Polizia di Stato che hanno presidiato minuziosamente il territorio, con particolare riferimento alle zone balneari di Modica e Pozzallo. Gli uomini del commissariato di Modica, diretti dal vicequestore Nicodemo Liotti, hanno coordinato operativamente l'imponente dispositivo di controllo del territorio. Nel corso di queste attività sono stati effettuati numerosi posti di controllo e sono state controllate centinaia di persone e decine di veicoli, nell'ottica della prevenzione degli incidenti stradali, spesso collegati all'uso di alcolici e sostanze stupefacenti. Ulteriori controlli sono stati esperiti a Pozzallo su venditori ambulanti, rilevando ben 6 violazioni elevate agli organi competenti. L'operazione Estate Sicura, ad opera della Polizia di Modica, continuerà per tutto il periodo estivo ed i servizi di controllo straordinario del territorio verranno ripetuti dalla Task Force messa in campo in considerazione dell'incremento del traffico, in special modo nelle zone balneari, al fine di garantire le condizioni di sicurezza in ogni settore di pertinenza.